nuovo RAV4 Hybrid con 197 cavalli e fino a 20 km con un litro. Cambia il significato di potenza. Avviare una rottamazione delle cartelle esattoriali anche per i tributi comunali. E questa la proposta avanzata dal consigliere comunale di Forza Italia Antonio Barbuti nel corso dell'ultima riunione del Parlamentino cittadino. In pratica, così come è avvenuto a livello nazionale con Equitalia, Barbuti propone di far pagare ai cittadini soltanto il dovuto, senza sanzioni ed interessi che spesso fanno lievitare in maniera esponenziale le cartelle esattoriali. Questa è una cosa che io ho detto, guarda, nel programma diciamo che noi dobbiamo fare di tutto per non vessare i cittadini, dobbiamo trovare delle soluzioni perché vengono ridotte le tasse. Il ragionamento è molto ampio, quindi io mi limito solo a quella che è una piccola proposta che ho fatto, poiché c'è l'Equitalia che sta procedendo alla rottamazione di queste cartelle esattoriali. Possono procedere anche i comuni che non hanno i ruoli affidati ad Equitalia. Noi abbiamo invece i ruoli affidati ad Equitalia, ma Equitalia è dimostrato che tra l'altro non si costituisce mai quando ci sono i ricorsi, per cui questi ruoli che sono stati dati ad Equitalia e che dovrebbero essere portati in discussione costituiscono solo un'entrata virtuale, ma in concreto quei soldi che stanno sulla carta non saranno mai incassati da alcuno. Ho detto che molte persone per dignità non è che non hanno voluto pagare le multe, semmai non erano nelle condizioni di poter pagare le multe e quindi sono stati vessati in modo da usurai da questo modo coattivo di recupero che una multa da 40 euro nel giro di un paio d'anni è arrivata a 250-280 mila euro. Allora ho detto io, riappropriamoci quello che è il nostro ruolo, chiediamo al Equitalia che ci restituisca tutti i ruoli, procediamo noi al recupero di queste somme, ma attuando la rottamazione in modo rapido, nel senso che noi ci facciamo pagare solo quello che è la sosta capitale e semmai anche per i casi indigenti, ce ne sono tantissimi che aumentano quotidianamente sul nostro territorio, non solo sul nostro territorio, ma in tutte quelle che sono le entità territoriali di quest'Italia che sta andando a pezzi, perché devono seguire il referendum che nulla ha a che vedere con la politica, riappropriamoci il nostro ruolo, mettiamo in condizione le persone nella loro dignità di pagare quella che era molto originaria e rateizzandola anche per i casi di persone che si trovano in una situazione di indigenza, che possono tranquillamente verificare atteso che ci sono i servizi sociali che lo possono attestare.